Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, match day, ultimo match day col mercato aperto, se Dio vuole veramente non ne potevo più, anche perché poi vi spiegherò qualcosa di molto divertente che vi ho già scritto nella sezione community, ma prima di tutto vi ricordo che stasera il post partita non sarà sul mio canale YouTube, bensì sull'applicazione di Numero 10 che potrete scaricare gratuitamente dal link che trovate qui sotto in descrizione. Scaricate Numero 10 perché lì ci sarà il mio post partita. Qui sul canale ce ne sarà un altro di video che poi vi farò sapere dopo la partita, ma subito, post partita caldo, lo trovate su Numero 10, scaricatelo gratuitamente. Perché vi stavo dicendo che mi turba avere il mercato ancora aperto? Per un motivo solo, e cioè che in questo momento io devo registrare preventivamente per farvi avere il video puntuale, preciso, bello quando chiuderà il mercato sulla valutazione generale del calciomercato della Juventus e sulla previsione di quanti gol e quante presenze faranno secondo me i calciatori della Juventus. E non è facile con il mercato ancora aperto perché oltre a Paredes che, come abbiamo detto ieri sera e come leggerete anche su Numero 10, oggi dovrebbe fare le visite mediche, pare in Francia direttamente a Parigi, quindi sembra essere un ingresso, e Arthur che io considero fuori rosa, esce non esce, vabbè, Piazza che dovrebbe andare all'Empoli, però Piazza e Arthur sono due giocatori fuori rosa. Vi aspettate qualche altra cessione per dire Fagioli che cosa fa? Rovella è già al Monza, lo sappiamo. Uscirà qualcun altro? La Juventus cercherà qualcun altro? Perché a me viene da dire di no, Paredes secondo me chiude il mercato in entrata e il mercato in uscita con Piazza e Arthur, che escano o non escano cambia poco perché sono lì piazzati, quindi alla fine non è che questa cosa mi sposta tanto. Però dato che devo registrarli preventivamente perché domani mattina ho un treno insieme a Chino e a Lello, andiamo a Roma a fare il fantacalcio di youtuber di Seawolf, devo farlo prima, e allora vorrei capire un attimo secondo voi cosa mi conviene dire, se secondo voi cercheremo un terzino, se non lo cercheremo. Fatemi sapere un po' tutte le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Però soprattutto io vorrei rimanere concentrato sul campo, perché ieri sera prima di andare a letto vi ho portato il post partita delle altre squadre con l'aggiornamento di Paredes, che è trattativa praticamente fatta, non è conclusa ma è praticamente fatta. Poi magari quando uscirà questo video sulle 10.03 uscirà il video, però forse addirittura avremo più conferme. Però voglio ragionare insieme a voi sulla cosa che mi preme di più, il campo, proprio per quello che abbiamo visto ieri, il Milan che si ferma a Reggio Emilia e Inter a Roma che insistono e allungano in classifica, si portano ai piani alti, con il Napoli che deve giocare, con la Lazio che deve giocare, la Fiorentina che deve giocare, che sarà il nostro prossimo avversario, quindi iniziano ad esserci tante cose sulla griglia, tante bistecchine sulla griglia pronte a essere cotte, e noi stasera contro lo Spezia non possiamo assolutamente in casa nostra non andare a centrare la vittoria, e quindi cerchiamo di parlare anche della formazione, della probabile formazione, perché per quanto riguarda lo Spezia vi dico la verità, non ho competenza, non ho idea di chi potrebbe giocare e chi no. Però per la Juve, a quanto pare, questi 11, adesso mi sposto da questa parte per liberare lo spazio alla grafica, questi 11 dovrebbero essere quelli che scenderanno in campo. Szczęsny in porta, terzino sinistro De Sciglio, terzino destro Danilo, coppia centrale Bremer e Gatti, davanti alla difesa Manuel Locatelli, Rabiot come mezzala di sinistra, Miretti come mezzala di destra, Moiséquel largo a sinistra nell'attacco nel tridente, Cuadrado largo a destra e Vlahovic di punta. Qualche considerazione: Bremer tornerebbe a sinistra perché Gatti si troverebbe molto più a suo agio a destra, sarebbe l'esordio in Serie A per Gatti, quindi una serata molto importante per lui. Un po' di turnover, leggero leggero in realtà, rispetto ai turnover massicci che abbiamo visto negli ultimi anni, con Alexandro che andrebbe a prendersi un turno di riposo, Kostic che andrebbe a prendersi un turno di riposo, centrocampo confermato in toto, difesa per tre quarti confermata, portiere confermato, attacco per due terzi confermato. Stiamo parlando veramente di poche modifiche e niente di che. Aggiungo che Rabiot e Miretti potrebbero essere invertiti, perché anche l'altra sera abbiamo visto Rabiot sul centro-destra e Miretti un po' più alto, decentrato sulla sinistra, ma un po' più offensivo. Per quale motivo dico che Rabiot potrebbe giocare sul centro-destra? Perché spalla alla porta, in ricezione della palla, si girerebbe già verso l'interno del campo. Questa cosa a sinistra non avverrebbe, e anzi spingerebbe Rabiot a girarsi verso l'esterno del campo.
E credo che sia stata una delle motivazioni per cui Rabiot ha fatto anche una partita migliore l'altra sera rispetto al suo solito. Però io, guardando questa formazione, messa giù così, in queste posizioni, e io lo so già che qualcuno ci è arrivato perché ormai vi ho nauseato con queste rotazioni, fase difensiva, fase offensiva, c'è il mio più grande nemico, quello che voglio combattere, ma non perché mi stia sulle palle, ma perché ho visto che davvero non sta funzionando questa cosa. L'anno scorso non ha funzionato e credo che anche quest'anno non possa funzionare, perché questa è la classica formazione messa giù per essere una sorta di 4-4-2 storto, ed eccolo qua, ve lo mostro. Perché? Perché Rabiot potrebbe semplicemente allargarsi a sinistra, andando a distruggere il ragionamento che avevamo fatto su Rabiot centrodestra. Miretti potrebbe abbassarsi sulla linea mediana insieme a Locatelli, Cuadrado andrebbe ad aprirsi e Vlahovic e Ken andrebbero a comporre un attacco a due. Attacco a due citato da Allegri anche in conferenza stampa ieri, un po' per vie traverse, perché ha detto: devo vedere se Milik giocherà con Vlahovic, se giocherà solo Vlahovic, se giocherà solo Milik, però la possibilità, l'apertura all'attacco a due l'ha data, e quindi Ken e Vlahovic in questo modo andrebbero a formare veramente una coppia, anche se secondo me Ken rende meglio quando ha la possibilità di non giocare spalla alla porta, ma di ricevere largo e di puntare. Mi sembra più un giocatore con queste caratteristiche. Moise Kean, mi sembra che l'evoluzione sia stata questa, anche a Parigi, bene o male, quel ruolo l'ha fatto, e pare che ho visto che gli ha servito anche tanti assist, quindi speriamo possa essere di buon auspicio, dato che Kean, Di Maria, Paredes, forse Rabiot non mi pare, però questi tre sicuro hanno giocato insieme. Rabiot forse era già da noi, non ha giocato con questi, ma poco importa. Non mi piacerebbe questa disposizione, perché Rabiot verrebbe clamorosamente penalizzato, ancora di più rispetto ai suoi standard, ma soprattutto Locatelli, Miretti davanti alla difesa non mi sembra assolutamente il modo ideale di andare a fare la fase di non possesso. Mi sembra un po' fragilina come mediana, come linea 2. E allora, dato che questa cosa non mi convince, ma con questi stessi 11 c'è la possibilità di fare uno schieramento che mi convince decisamente di più e che va a ricalcare la bella prestazione con la Roma, vi dico invece che questo 4-4-2 storto potrebbe essere semplicemente un 4-2-3-1 che va a ricalcare esattamente gli stessi dettami tattici che abbiamo visto l'altro giorno in casa nostra. Linea difensiva, portiere, che come vedete non cambia, quindi il ballottaggio, magari gioca Alessandro e non gioca Danilo, gioca Alessandro e non gioca Decilio, chi se ne frega, gioca Rugani, non gioca Gatti, non mi interessa, quei quattro lì non cambia niente, il portiere per forza di cose. Ma con questi giocatori avresti Cuadrado, che io torno a dire, io Cuadrado lo vedo meglio basso come terzino, però in questo momento, ragazzi, se Kostic riposa, ci sono Cuadrado e Kostic, Di Maria è fuori, Chiesa è fuori, abbiamo tre esterni e mezzo, perché Cuadrado va considerato mezzo, più Moise Kean, che secondo me verrà molto utilizzato come esterno in questa stagione, proprio perché c'è necessità. Più Sule, e bisognerà capire che cosa si vorrà fare con Sule, se verrà ritenuto pronto oppure no, questi sono altri discorsi. Perché mi convince? Perché Locatelli e Rabiot nella linea mediana 2, ve l'ho già detto tante volte, secondo me rendono decisamente meglio, perché Rabiot potrebbe giocare sul centrodestra e prendere palla ed essere già dentro il campo, perché Miretti si trova estremamente a suo agio anche in quella posizione. Dico anche perché Miretti non l'ho ancora inquadrato, non so dove rende al meglio. Credo che sia un giocatore in grado di rendere bene dappertutto, davanti alla difesa, mezzala, nella mediana 2. Non sarà un problema questo per Miretti, però ha tanta qualità. E avere un giocatore con così tanta qualità, con questa visione di gioco, con questa conduzione palla, con la visione di gioco che ti permette anche di fare i passaggi, quindi una buona tecnica di base, in quella posizione lì è tanta roba. Potrebbe beneficiarne Vlahovic, così come era accaduto a Genova all'ingresso di Miretti. Quindi mirettocrazia, se avremo ancora Miretti seconda volta titolare sarà mirettocrazia. Si scrive Miretti, si legge meritocrazia. Chi se ne frega di quanti anni ha, è forte? Chi se ne frega se ha giocato in Serie A, in Serie B, in Serie C, è forte? Sì, è forte, è pronto, allora gioca lui. Poi magari farà una prestazione di merda, chi se ne frega? Gioca perché se lo merita. Meritocrazia, meritocrazia. E in quella posizione dovrebbe sacrificarsi un po' più Ken, perché se guardo questa formazione, mi viene da dire che le posizioni ideali per i giocatori ci sono dappertutto, tranne, ripeto, Cuadrado, che secondo me dovrebbe fare qualche metro più indietro, quindi da terzino questa stagione, però per la struttura della rosa magari verrà obbligato a fare straordinari lì, e Moise Kean che dovrà reinventarsi, perché Moise Kean non può essere più il vice Vlahovic. C'è Milik è il vice Vlahovic, e forse magari sarà anche qualcosa di più, magari ci saranno delle partite in cui giocherà insieme a Vlahovic o giocherà al posto di Vlahovic, chissà, non lo sappiamo, vedremo l'impatto con Milik.
Sicuramente, se l'idea della Juventus è giocare a una punta e Milik e il vice Vlahovic, allora Ken deve reinventarsi, e dato che sull'esterno c'è un po' di carenza, Ken può fare quel ruolo. E allora sì, mi va benissimo che Ken venga schierato in quella posizione e dovrà impegnarsi un po' di più. Ken, che è un giocatore che lo scorso anno non ha segnato chissà quanti gol, allora potrebbe assolutamente rifarsi, rigenerarsi in questa stagione reinventandosi in un altro ruolo, in un'altra posizione nella quale comunque la Juventus è scoperta, fa fatica, c'è un nervo scoperto perché Federico Chiesa è fuori, Di Maria un attimo con calma perché non vorrei rischiare di perderlo. Quindi Moise Kean potrebbe essere la chiave tattica per permettere a tutti i giocatori di trovarsi nella posizione a loro agio, tranne Kean, e allora qua bisogna lavorare e bisogna impegnarsi per cercare di essere a proprio agio anche in quella posizione. Ragazzi, fatemi sapere un po' secondo voi se intanto questi saranno gli 11 scelti da Massimiliano Allegri per questa sera. Nel caso sarei molto curioso della coppia difensiva Bremer-Gatti, perché Gatti nel precampionato, nella pre-season, mi è piaciuto tantissimo. Poi un conto sono le amichevoli estive, un conto è scendere in campo e un conto è scendere in campo in Serie A rispetto alla Serie B, quindi c'è l'esordio, la prova del fuoco, in nazionale lui aveva fatto molto bene con l'Inghilterra, però diciamo che mi interessa che possa portare a casa la pagnotta, il risultato e il bottino pieno questa sera con lo Spezia nel caso. Fatemi sapere cosa ne pensate della linea mediana composta da Locatelli e Rabiot Miretti, fatemi sapere se secondo voi la disposizione migliore è l'ultima che vi ho fatto vedere e fatemi sapere soprattutto se Cuadrado in quella posizione lo vedete ancora bene e se Moise Kean in quell'altra posizione inedita secondo voi può trovare maggiore spazio in questa Juventus, dove secondo me diversamente verrebbe decisamente chiuso.